Sicuramente l'occasione mancata è la omessa diminuzione della pressione fiscale sulla casa, tenendo presente che il settore immobiliare oggi sta pagando 50 miliardi di euro all'anno. Una prospettiva può essere quella almeno di stabilizzare alcune misure, soprattutto per quanto riguarda gli incentivi per la ristrutturazione immobiliare e possibilmente anche per quanto riguarda il settore delle compravendite, per quanto riguarda l'imposta di registro. Laddove ci si affida a degli improvvisati, tradizionalmente si finisce poi davanti al giudice civile, quindi forse è meglio pagare un consulente immobiliare che effettivamente ti assiste, piuttosto poi che iniziare delle cause civili che durano magari 10 o 12 anni.